sera. Ti hanno visto in mezz'era, bevo agli un'età agitata, subisce una violenza, rifiuta quell'età. Ma che ci posso fare, se ne posso salvare. Costruire un quartiere all'estrema periferia di un'estrema periferia ha significato veramente voler estrapolare da un contesto cittadino, volerli mettere da parte, e la gente di Afragola, gli abitanti di Afragola non hanno accolto ben volentieri questa presenza. Non dimentichiamo che le persone che oggi vivono nel quartiere sono le stesse che immediatamente dopo il terremoto dell'80 poi erano state ospitate in strutture come non so, i containers a San Pietro a Patirno, oppure negli alberghi che stavano verso Castel Volturno, Baia Domizia. Quindi anche lì, senza una personalità, senza un servizio vero e proprio, si sono dovuti comunque arrangiare. Questa gente, quando si è insediata, non aveva neanche la sussistenza proprio ordinaria. Per cui andare a prendere il rame che ci stava nei fili elettrici, andarsi a prendere i servizi igienici, per loro diventava un fatto normale, poi andarli a rivendere e guadagnare da mangiare. Questo stabile praticamente è stato ristrutturato totalmente, perché mancava anche il tetto. Avevano scoperto che all'interno della copertura ci stavano delle lamine di rame, e per cui hanno rubato anche quelle che era proprio a vista cielo, ecco. La situazione generale è molto critica, i ragazzi spesso cadono in organizzazioni di micro e macro criminalità, spesso sono per strada, c'è molta dispersione scolastica. E quindi noi ci stiamo attivando, ma questo già lo facevamo precedentemente attraverso progetti. Ci sono abitazioni in cui magari vivono 10 persone in 60 metri quadri, ci sono condizioni in cui ragazzi di 13-14 anni devono affrontare delle gravidanze, quindi c'è la genitorialità precoce. Comunque ci sono molti problemi che i ragazzi devono essere aiutati, devono essere spinti. Non c'è alcun presidio sanitario, non c'è un posto di pronto soccorso, non c'è un'assistenza stabile. I servizi sono stati tutti pensati. Noi ci troviamo in una piazza che doveva essere il cuore del quartiere, e infatti, se si guarda intorno, c'è anche un ambiente che doveva essere la posta, mentre invece è stato divelto, è stato distrutto, lasciato all'incuria. C'è un mercatino rionale che all'interno ha 20 negozietti, ma distrutti, lasciati all'incuria e quindi in questo momento abbandonato. Noi ci abbiamo trovato anche un ragazzo morto all'interno, perché veniva qui a bucarsi, e purtroppo per colpa di un'overdose è rimasto lì dentro. E purtroppo è stato trovato dopo diversi giorni dalla sua morte. Ma c'è quella minaccia continua, quell'atteggiamento continuo di tenerti sotto controllo, di far capire che c'è sempre qualcuno alle spalle che comanda, che c'è sempre qualcuno che può decidere le sorti di vita o di morte anche di una persona. Sono le sentinelle del quartiere, in tutti i quartieri come questi, dove comunque c'è bisogno di essere controllati, non tutti possono entrare nel quartiere. Anche perché all'interno del quartiere ci sono comunque delle attività commerciali illecite, le sigarette di contrabbando, lo smercio di armi, qualche latitante che trova facile accoglienza qui nel quartiere. Sono ancora in piedi, lo vedi, che ogni situazione mi va contro, come te che non mi credi, che sto di merda, che sono persa, se la musica l'unica mi fa tenere alta la testa. Noi facciamo musica rap hip hop, sono ben 7 anni, è iniziato tutto il 10 luglio 2005, eravamo appena 12 anni. Infatti abbiamo fatto il primo singolo lancio, che parla proprio dal titolo Quartiere, parla proprio del rione, delle sue problematiche, di Napoli in generale, dell'Italia, della politica e di tutto il resto. Sembra facile affrontare queste realtà, però noi ci riusciamo grazie all'aiuto della parrocchia, di chi ci sta intorno a noi, che siamo giovani. Ci sono ragazzi come Antonio, Luca, ecco fatto, come hanno detto, che vogliono uscire fuori, però ci sono altri che lo vedono come una cosa per far paura alle altre persone. Io vengo da Salicello
e comunque la sorta di rispetto, il fatto di sentirsi forte, che più che un rione sembra proprio un carcere. Poi ci sono come sempre i contrabbandieri che comunque popolano il rione. Io vengo dalle Salicelle, dove vieni? Dalle Salicelle, già pensano tu che sei o un bandito, sei un che rapini, e quindi non è brutto comunque. Ecco qua, guarda, no, devi inquadrare là. Speranza e impegno a cambiare le cose non giuste. Per esempio questa è la parte del rione che si chiama i mattoni. I mattoni, perché come vedi c'è questa, cioè non è rimasto con i mattoni, non c'è la parte dell'intonaco fuori. E questo diciamo che è un poco quella parte del rione un poco più dove ci sono persone, per esempio, che qua abitano tante persone in una sola casa, dove non hanno luce, dove non hanno corrente, quindi è proprio sembra, mo perché è aperta, ma sembra un vero e proprio bunker. Lo stesso con i mattoni all'interno. A volte quando si parla proprio di Salicelle si parla proprio di dei mattoni. Quando purtroppo non ci sono degli argomenti per dare delle risposte più efficaci, si ricorre alla violenza, e talvolta questa sfocia anche nella violenza sessuale. A me è capitato un bel po' di anni fa con una bambina che era nata da un rapporto incestuoso, dove la mamma poi è scappata perché non riusciva più a stare in casa, e il papà fece delle violenze alla figlia, sì. Delle violenze alla figlia, e di cui poi era rimasta incinta, e ed era nata questa bambina. E alla domanda perché aveva fatto questo tipo di scelta, la risposta è stata fredda quanto cosciente. Io so, papà, chi è, non so che cosa avrei trovato per la strada, quindi mi sono fidato di papà. Che i bambini venivano fatti prostituire proprio all'interno delle case o sotto ai garage che ci sono qui nel quartiere, venivano fatti avvicinare da clienti che per 5 euro giacevano con loro. Qualche tempo fa abbiamo saputo anche di un circoletto ricreativo che adescava bambini e che procurava loro dei clienti, e purtroppo, insomma, molto spesso è capitato questo con la consapevolezza dei genitori. C'è purtroppo ancora la sensazione che qualcosa del genere sta succedendo. Mentre stavamo appunto girando, no, questa intervista, ci hanno fatto trovare fuori al cancello immediatamente il bossolo di un proiettile. Sicuramente hanno il loro significato, hanno un linguaggio che noi prendiamo in considerazione, ma non certamente ci spaventa. E il fatto che in questo momento una telecamera nel quartiere dà fastidio, perché sta facendo vedere probabilmente una riqualificazione che non tutti accettano. Meglio che il quartiere rimanga nel degrado. La riqualificazione significa incominciare a dare spazio anche alle cose belle che possono uscire da questo quartiere, e questo non va bene. Posso darti anche un assaggio di ciò che sente la mia anima, e se piango, so che può sembrare strano, ma è così.